Un altro video a grandissima richiesta. Oggi parliamo di sequencer. Come al solito, ringrazio i ragazzi di strumentimusicali.net, di cui non ho potuto mettere il logo qui dietro oggi perché è morto lo schermo, ma che sappiate che come al solito mi hanno inviato un sacco di roba per rendere possibile questo bel videone. Iniziamo capendo che cos'è un sequencer e quali sono le differenze. Iniziamo dall'interfaccia più spaventosa, che è quella modulare e semimodulare, ma che in realtà è anche quella più semplice per capire che cosa abbiamo sotto le mani. Il primo sequencer che ho scelto è il Behringer 960, che fa parte della serie System 55 ed è la riproduzione del sequencer che si trovava sull'antico Moog Modular. Abbiamo tre file di controlli in voltaggio che possiamo far uscire da questi output e portare ovunque. Ogni singolo knob di ognuna delle tre file sarà impostabile per decidere quale voltaggio esce dall'output di riferimento. Stiamo parlando di controlli in voltaggio, quindi singoli voltaggi fissi che vengono mantenuti per tutta la durata dello step. Per ogni step poi possiamo estrarre il singolo trigger e utilizzarlo per triggerare qualsiasi tipo di comportamento ci pare. Iniziamo prendendo ad esempio l'uscita della prima fila di controlli in voltaggio e andiamola a utilizzare per controllare il pitch degli oscillatori sul neutron. Se andiamo a sentire soltanto l'output degli oscillatori, stiamo modificando il pitch degli oscillatori, ma ci manca ancora un'informazione che dica all'amplificatore e/o ai vari inviluppi, filtri, quello che è, come comportarsi. Se usciamo infatti dall'output del sintetizzatore, per ora non sentiamo nulla, nonostante la sequenza stia continuando ad andare. Dobbiamo quindi estrarre dei trigger e andarli a utilizzare per controllare gli inviluppi. Il primo scoglio arriva nel momento in cui questo tipo di sequencer è un sequencer cosiddetto CV trigger. Quindi abbiamo dei singoli impulsi e dei controlli in voltaggio che possono essere utilizzati per gestire, ad esempio, il pitch o la quantità di modulazione o quello che ci pare, purché risponda alla quantità di voltaggio in entrata. Il gate invece è un voltaggio fisso e di cui ci interessa la durata nel tempo, quindi l'uscita trigger in questo caso non basterà per leggere tutto il nostro inviluppo. Dovremmo utilizzare un inviluppo triggerabile, ad esempio come quello che ho qui. Possiamo andare a fare delle modifiche un po' creative sul nostro sequencer. Possiamo, ad esempio, con questo switch trasformare la terza fila in un controllo del timing della prima. Quindi andare a impostare dei valori di questi 8 knob che dicano quanto dura il singolo step. Quindi lo potranno lasciare così com'è o andare ad accelerare. Potrò poi decidere per ogni step di skippare lo step oppure stoppare la sequenza quando si arriva al determinato step. Mi rimane libera una seconda row di voltaggi che potrò utilizzare per fare quello che voglio, ad esempio, per andare a cambiare in tempo reale la rate del mio LFO che sta muovendo il filtro. Follia pura. Esistono alternative a questo tipo di comportamento in cui abbiamo dei trigger e dei controlli in voltaggio da gestire come vogliamo, che sono più adatte nel momento in cui vogliamo fare sequenze melodiche e soprattutto sequenziare più di un sintetizzatore per volta. Sempre restando su Sequencer Eurorack, vediamo il Behringer 182. Abbiamo stavolta due row da 8 step che possono correre in parallelo, darci in output due diversi CV, sempre impostabili tramite
tramite manopoline, oppure andare in serie, cioè prima i primi 8 e poi i secondi 8, per darci quindi una sequenza di 16 step. In questo caso possiamo portare fuori sia CV, cioè controllo in voltaggio, che normalmente useremo per il pitch, quindi volte per ottava, ma che possiamo usare ovviamente per settare il livello di qualsiasi cosa. È una mano invisibile che muove avanti e dietro le nostre manopole in base al voltaggio che possiamo impostare. Abbiamo poi il gate out, la cui durata è impostabile tramite questo potenziometro, un'entrata trigger per poterlo magari sincronizzare con drum machine o altri sequencer esterni, e il trigger out per mandare i vari trigger, ad esempio in questo caso a questo modulo di percussioni che accetta dei trigger in input. Pecciamolo. Mi sto divertendo molto. Non tutti abbiamo un setup modulare a casa. Spostiamoci su dei sequencer, quindi standalone, che possano essere interfacciati sia con dei semi modulari o con dei modulari, sia con dei sintetizzatori standalone tipo questo. Il primo controller di cui voglio parlare è il Korg SQ1. È una simpatica scatoletta di metallo con la quale è possibile mandare fuori fino a 2 CV e 2 gate, quindi controllare a distanza due canali con pitch e inviluppo, ad esempio per canale, ricevere e mandare fuori il sync, quindi sincronizzarlo con drum machine e o altri sequencer, o ad esempio con i Korg Volca, che sono più o meno nello stesso formato, almeno molto simili, e mandare fuori le informazioni MIDI con un adattatore che abbiamo già visto in altri video, fatto come questo, TRS MIDI. Tramite porta USB sul retro, collegare al nostro computer e gestire sequenze anche digitali. Abbiamo fino a 16 step che è possibile impostare con la direzione e la modalità che preferiamo e di cui è possibile impostare il pitch e o l'accensione e spegnimento del singolo step. Vediamolo in azione. Eccetera eccetera. Se vogliamo un controllo del genere ma con un livello di profondità maggiore, possiamo spostarci sul fratello maggiore dell'SQ1, ovvero l'SQ64, non molto più grande dell'SQ1. A differenza del fratellino, ha bisogno di alimentazione da USB e o da alimentatore esterno, e ci dà la possibilità di programmare fino a 4 tracce che possono essere melodiche, quindi quelle che vedevamo all'inizio, CV gate, oppure drums, ovvero tracce trigger, che ce ne frega nel momento in cui è un controller USB, ce ne frega perché oltre a uscite USB e MIDI abbiamo le uscite analogiche che ci servono per modulari e semimodulari, sulle quali su A, B e C possiamo programmare pitch, cioè volte per ottava, gate e quantità di modulazione, che corrisponde semplicemente alla quantità di voltaggio che impostavamo su queste manopole, è semplicemente questo, e una traccia D, la quarta, che ha 8 output per dei trigger, che quindi ci servirà per triggerare lettura di campioni, percussioni, drum machine, quello che vi pare. È la stessa identica configurazione che abbiamo visto anche in altri video in cui usavo la Keystep Pro, che ha esattamente 3 tracce melodiche, quindi CV, gate e modulazione, e una traccia con 8 trigger. Un sequencer molto simile a questo, ma che personalmente preferisco come interfaccia, ve lo faccio vedere subito, è l'Arturia Beatstep Pro, cugino senza tasti della Keystep Pro di cui parlavamo poco fa. Abbiamo 16 pad su cui possiamo suonare quello che ci pare. Abbiamo stavolta 3 tracce invece di 4, di cui 2 melodiche e una drums, di cui ovviamente sono disponibili tutte le uscite analogiche sul retro, più entrate e uscite MIDI, più connessione USB con cui possiamo controllare anche dei software. Colleghiamolo. Con un adattatore MIDI andrò a controllare il mio Neutron, dal secondo sequencer prenderò gate e pitch e andrò a controllare il mio Basimirus, e con l'uscita drums andrò a controllare via USB un drum rack che ho aperto in Ableton.
Molto figo. A questo punto posso scegliere i miei suoni, ad esempio il kick, e andare a programmarne una sequenza. Ho poi la possibilità per ogni sequencer di assegnare le knobs al pitch, alla velocity del singolo step o al gate, quindi alla durata di lettura del gate del singolo step. Ogni knob da 1 a 16 corrisponderà a uno dei miei step. Ho anche un mini looper che può loopare in quarti, in ottavi, in sedicesimi o trentaduesimi lo step su cui sono al momento rispetto alla sequenza che sto controllando. Molto figo dal punto di vista performance. Spero di aver fatto un po' di chiarezza sul mondo vastissimo dei sequencer. Sono bestie molto diverse tra loro. L'interazione che avete con i sequencer Eurorack ha ovviamente dei limiti, quello ad esempio di poter controllare uno, due moduli o comunque pochi parametri alla volta, ma ha il vantaggio di avere un rapporto estremamente manuale e istintivo con l'utente. Se invece volete ovviamente un sequencer più flessibile, che possa controllare un po' tutto quello che avete sotto mano e anche un setup un po' più grande del singolo modulo, del singolo sintetizzatore, vi direi assolutamente di andare su dei sequencer stand alone, come gli ultimi che abbiamo visto. Il BeatStep Pro in particolare è forse il sequencer più potente e divertente e intuitivo, ci ho messo veramente 6 minuti a imparare come usarlo, che abbia avuto sotto mano finora. Devo dire però che l'SQ1, nella sua portabilità e nella sua semplicità di utilizzo, mi ha veramente veramente sconvolto, e devo dire che tra tutti quanti i sequencer che abbiamo visto oggi questo forse è il più divertente ed è quello che metterei nel setup sintetizzatori di chiunque me lo chiedesse. A proposito di richieste, vi ricordo che se volete potete andare su strumentimusicali.net, fare il vostro carrello dei sogni col vostro setup di sintetizzatori, di sequencer, di controller MIDI, di quello che vi pare, salvare il carrello e inviarlo alla mail che trovate qui sotto in descrizione. In questa maniera mi faccio un'idea di quali sono le vostre fissazioni e le vostre più oscure curiosità e posso magari rispondere e farvi vedere qualche contenuto al riguardo su questo canalone. Come al solito ringrazio tantissimo i ragazzi di strumentimusicali.net che non sono sul mio schermo per oggi, aggiusterò tutto molto presto promesso, e vi ricordo che se non l'avete fatto potete iscrivervi al canale perché non costa niente, potete anche lasciarmi un commento con riflessioni, dubbi o qualsiasi domanda possiate avere su quello che abbiamo detto oggi. Sarò felice di rispondervi e di cercare di aiutarvi come posso. Ci vediamo nel prossimo video. Muah!